Cosa ci si aspetta da una buona pagina scritta? Ecco, abbiamo tra l'altro appena studiato adesso le proposizioni implicite, cioè le proposizioni fatte con il verbo di un modo indefinito, infinito, participio, gerundio, eccetera. Abbiamo già detto, stiamo molto attenti, no? All'utilizzo di queste proposizioni, che sono sicuramente molto più scorrevoli rispetto alle proposizioni esplicite, però, insomma, dobbiamo stare molto attenti perché certe volte non si capisce bene il soggetto della frase, il soggetto del verbo. Dobbiamo stare attenti all'impostazione e articolazione complessiva del testo. Quindi, quando scriviamo un tema in classe, ad esempio, dobbiamo rispettare le consegne, il titolo, il destinatario, lo scopo, le indicazioni contenute nella traccia, coerenza e coesione nello svolgimento del discorso. Nessi interni, nessi logici, semantici, rimandi interni, pronomi e connettivi. Abbiamo già parlato dei connettivi. Sono molto importanti in un compito in classe di italiano i connettivi per collegare una frase con l'altra, quindi l'altra parte del resto, ma, invece, eppure, in seconda battuta, in conclusione. Stavamo parlando quindi dell'importanza dei connettivi. In alcuni casi il testo può essere diviso in capoversi e paragrafi. L'ordine, la leggibilità, la grafia, la composizione grafica sono fondamentali. L'uso adeguato delle, no, sì. Uso adeguato delle strutture grammaticali, del sistema ortografico e della punteggiatura. Disponibilità di risorse lessicali e dominio della semantica, cioè del significato. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.